quando vedo soli, quando vedo mari, il mio cuore non senti più dolori. Nasci da sta terra, guardata do signori, e stare a mezzo a stavoli di limoni. Lumare e calmo, chino di lampari, un pescatore tira a rete per campare. Globus Magazine e di Globus Radio Televisione. Come ho detto prima, abbiamo un ospite a Tao Gold molto importante, che stasera riceverà anche un premio, mi sembra. Sì, così almeno mi è stato detto, un premio, diciamo così, un omaggio alla carriera, visto che è mezzo secolo che faccio questo lavoro. Ricevere un premio è sempre molto gratificante, fa molto piacere. Poi qui a Taormina, in questo posto magico dove io ho avuto occasione di lavorare in precedenza, e soprattutto in Sicilia, che è un po' la mia seconda patria. Io ho molti amici qui in Sicilia da tantissimi anni e ci vengo anche molto volentieri. Poi ho lavorato quasi in tutti i posti di questa bellissima isola, per cui è sempre un piacere avere un'occasione per tornare qui. Sono molto lieto di averla sentita commentare la sua presenza in questo bellissimo evento. La ringrazio e buona serata assolutamente. Grazie anche a voi, a tutti, buona serata. Grazie. Siamo dentro tutti, oh mamma come sei alto. Abbiamo un altro presentatore di questa bellissima manifestazione organizzata da Gian Alzao. Abbiamo un personaggio che moltissimi conoscono come un ex componente dei Gatti di Vicoli Miracoli, che io ricordo e mi ha fatto tanto ridere, è una bella compagnia, e Franco Oppini. Come ti trovi? Posso dargli di tu uno? Sì, certo, sì. Devi. O del tuo o del coloro, scegli. Il coloro, è coloro con molti congiuntivi. Sì. E lo fai anche di mestiere, pensa. Ecco, lo possiamo picchiare. Sì, c'è anche il filo. Sì, dobbiamo picchiarlo. Sì. Va bene, sì. Stavo dicendo, come ti trovi nella veste di un presentatore di un evento così importante come questo? Beh, ho avuto la fortuna già di condurre questa manifestazione 2 anni fa a Catania, quindi ho già lavorato con Gian Alzao e con la sua organizzazione, che è un'organizzazione tra l'altro straordinaria e anche di una semplicità, di un'allegria, di una professionalità notevole. Quindi è importantissima questa manifestazione perché riunisce non solo la moda, ma la cultura, lo spettacolo, quello che è la valorizzazione del territorio. Poi qua in questa sede, in questa cornice, credo che non ci siano abbastanza parole per descrivere la bellezza e l'importanza di lavorare qui. Tra l'altro ricordiamoci che io mi sono sposato a Taormina nel 2003 con una catanese, con Adalberti, per cui torno volentierissimo. Ancora, ancora. Sì, grazie. Sì, tra l'altro da poco, il 1° giugno mi sono sposato. E quindi sono strafelice di essere qui, di essere in questa manifestazione qui a Taormina e per la seconda volta. Questa è una zona che io ho scoperto, perché anche io vivo da poco tempo in Sicilia, ho scoperto ad alta densità culturale e artistico. Beh, la storia d'Italia parte dal sud, in special modo dalla Sicilia, che con tutti i pro e i contro, le invasioni, le dominazioni che si sono alternate, quindi che hanno portato culture diverse, che hanno portato un tipo di cultura che si è sovrapposta all'altra, e qui specialmente in queste zone qua di mare dove c'è stato gli sbarchi, gli arrivi, le guerre, e oltretutto la grande cultura dei grandi pittori, scrittori, letterati, musicisti siciliani, la culla, la Magna Grecia, ragazzi, cioè siamo mica Micio Micio Bau Bau. Eccolo là, lì ti volevo, Micio Micio Bau Bau, ok.
Ti lascio perché ho l'impressione che ti stanno chemando da tutte le parti. Sì, devo andare a prepararmi perché sono ancora nel, così, nel adesso... backstage, devo mettermi l'abito di scena. Ma così stai benissimo, sai. Io farei anche così, però mi piace ogni tanto far finta di essere serio. Ok, ciao, grazie, ciao. Grazie a te, ciao.